primo tempo equilibrato e tanti minuti dedicati allo studio reciproco, ordinaria amministrazione per i rispettivi portieri e, come dicevamo, grande equilibrio senza occasioni clamorose. Abruzzesi quadrati, all'Isernia invece è mancato l'ultimo passaggio, la giocata illuminante, la rifinitura, ma vediamole le poche occasioni degne di nota. Al minuto 12 punizione di Loviso, Tempestilli di testa para il portiere dei padroni di casa. Al minuto 44 ancora l'Aquila, Amoroso si accartoccia e para con qualche patema d'animo. Due minuti più tardi, al 46esimo, siamo dunque nel recupero, colpo di testa del più giovane in campo, il classe 2004 dell'Isernia Ercolano, palla fuori. Con le immagini andiamo nella ripresa, al minuto 8 punizione di Panico, forse una mano in barriera, l'arbitro, il signor Maresca di Napoli, lascia giocare. Al 14esimo angolo per l'Aquila, Loviso dalla bandierina, Amoroso con qualche difficoltà, poi però fa sua la sfera. Al minuto 16 siamo dall'altra parte, calcio d'angolo, calcio di Lullo, Bozzi non trattiene, poi però riesce a rimediare. Al 20esimo traversone di Dercole, Vallefuoco rischia l'autorete. Sugli sviluppi del corner, Loviso inventa per Massetti, destro al volo che finisce fuori. Al minuto 22 l'Isernia perde palla in fase di ripartenza, ne approfitta l'Aquila che verticalizza per Massetti, tocca con un braccio, mani, rete annullata, apprezzabile comunque il gesto tecnico del numero 22. Al minuto 24 ancora una palla inattiva, questa volta è Panico a sfiorare il gol, il colpo di testa del numero 10 finisce a lato. La gara si decide al minuto 31, Di Lullo ruba palla in mezzo al campo, verticalizza per Negro che si beve Tempestilli e non lascia scampo al giovane portiere dell'Aquila Bozzi. È festa grande in tribuna, vantaggio meritato per la formazione di Pierluigi De Bellis. Al minuto 35 sponda di Negro, Panico controlla, prepara e conclude a lato. Al minuto 36 Di Lullo intercetta il pallone e ci prova dalla distanza, destro a lato. 46esimo standing ovation per Panico, giocatore universale, tutto cuore a tutto campo. Finisce 1-0 per l'Isernia che merita la vittoria e dimostra di poter giocare a testa alta contro il blasonato Lapo. L'Isernia ha avuto la partita in mano dall'inizio, nel senso, non, a parte qualche piccola apparizione sporadica, ma sostanzialmente credo che il risultato sia giusto. L'Isernia ha sfiorato più volte il vantaggio e devo dire che a pieno merito ha portato via il risultato. Insomma, non possiamo dire altre cose, perché così è la realtà. Senta, la sua squadra condizionata forse anche un po' dal campo, che non si addice pienamente ai piedi buoni della sua squadra? Io continuo a ripetere, queste sono scuse dei perdenti. Una squadra forte, un giocatore forte deve saper giocare dappertutto. Di questi campi ce ne sono, è pieno in Italia di questi campi, non possiamo nel modo più assoluto accampare scuse, perché sarebbe a dire poco ridicolo. Quindi noi dobbiamo solamente fare un mea culpa, dobbiamo al più presto rientrare in quelle che sono le nostre prestazioni, perché così non va bene. Questa prestazione di oggi assolutamente non è positiva. L'Isernia ha meritato la vittoria e credo che non ci sia altro da dire. Insomma, dobbiamo al più presto, perché abbiamo la partita domenica importante, dobbiamo nel modo più assoluto concentrarci e pensare subito alla prossima. Senta, mercoledì prossimo i tifosi che squadra vedranno? Io, così come ho fatto per la partita di oggi, non penserei a mercoledì prossimo, perché poi faremo un altro buco nell'acqua domenica. Pensiamo a domenica, poi ci si penserà da domenica sera alla partita di mercoledì.